Posso continuare? Sì, prego, 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 non ascolto. Sono morte due bambine e una donna. Due bambine e una donna. Una donna, sì. Le ha detto le motivazioni di questo attentato, chi era coinvolto, le ha dato ulteriori particolari? No, che io ricordo no. Le ha mai parlato di attentati fatti a treni? Dove? Su treni. Mi sembra di no. No? No, mi sembra di no. Convogli ferroviari parlo, insomma, di treni, stazioni, cose di questo tipo, non ne ha mai parlato? Dottore, non mi ricordo. Non se lo ricordo, no. Perché nel verbale del 19 ottobre 2014 lei parla di attentati a treni che le confida ieri. Non se lo ricorda? Non mi ricordo. Senta, le ha mai parlato di Bernardo Provenzano? Sì. Per che cosa? Piccaccio mi parlò di un urologo. Sì, mi parlò di un urologo che si era impegnato con a trovare all'estero un ospedale. Se si avvicina o se può parlare un po' più forte, sì. Cortesemente, perché la sentiamo bassa. Si era impegnato questo urologo a trovare un ospedale dove si poteva operare Bernardo Provenzano. Stiamo parlando dell'urologo. Sì. Mi ha detto che tramite un avvocato, un certo Pantaffio, una cosa del genere. Sì? Tramite un avvocato, un certo Pataffio, sì? Pataffio, hanno parlato con questo urologo. Sì? Hanno trovato il posto all'estero, non lo so dove. Dopo che è stato operato Bernardo Provenzano, sempre l'avvocato gli ha dato incarica a Iello di uccidere questo urologo. E lui lo fece? Sì. Come lo uccise? Dove lo uccise? Se gliel'ha detto chi era il mandante? Sì, se non mi ricordo. Il mandante l'ho detto già. Quindi l'avvocato, il mandante? No, Bernardo Provenzano. Sì. Che dà incarico a questo avvocato? Sì. Che lo dà a Aiello? Sì. E Aiello poi l'aveva adempiuto questo compito? Sì. Insieme a Tonella si sono recati a Viterbo, mi sembra, a Viterbo nell'ufficio del dottore, con una ragione che lui si stava male, e durante la visita Antonella immobilizzò il dottore e gli fecero una puntura, una cosa del genere, per sviare le indagini. Gli fecero una puntura? Di droga, sì. Di droga? Sì. E come l'hanno ucciso? Cioè, con un'overdose? Sì. Con un'overdose, ho capito. Senta, giusto per comprendere, verbale del 3 maggio 2016, per capire se è la stessa vicenda, pagina 144, mi narrò di un omicidio avvenuto in Sicilia prima ancora che venisse arrestato Bernardo Provenzano, questo è un altro fatto. L'ucciso era un urologo che si era prestato di individuare una clinica all'estero per far operare il Provenzano. Uccise, Aiello quindi uccise, sì, e che quando costui fu operato, per non lasciare tracce dietro a quell'operazione, contattò un avvocato di nome Pataffio, che gli teneva i contatti e lo seguiva nelle cose delicate, e doveva a sua volta, gli diede incarico ad Aiello per liquidare l'urologo. Il dottore venne strangolato nel suo stesso studio a Barcellona, Pozzo di Cotto, per conto dell'avvocato di Provenzano. È la stessa vicenda? Sì, è la stessa vicenda. Però lei qua parla di uno strangolamento avvenuto a Barcellona, Pozzo di Cotto, sì, e non parla di Antonella. Sì, ho fatto confusione. Dove è stato ucciso? Scusi, qual è la... Perché questo è verbale di maggio, diciamo, quindi è recente. Sì. Cosa la... la, la, la
Cioè, perché oggi da questa versione differente? Che cosa era svegliato il ricordo? Perché mi sono ricordati altri particolari. Sì, ma c'è un qualche dettaglio? Perché lei all'epoca dà una versione che è sbagliata, almeno da quello che apprendiamo oggi. Dico, c'è un qualche dettaglio che le, invece le ha fatto tornare alla mente particolari che divergono rispetto a questi? No, non ci sono particolari che mi... È che dopo quello che ho fatto quella dichiarazione... Sì. Riflettendo meglio, mi sono ricordato altre cose. Senta, lei ha già parlato di questa struttura, diciamo, no? Di cui a suo dire facevano parte Piazza Paolilli, Agostino, chi era a capo di questa, e Aiello, che era incardinata dal commissariato di San Lorenzo. Chi era il capo di questa struttura, se l'ha detto, non me lo ricordo, se me l'ha detto, se me lo può ripetere. Bruno Contrada. Di questo Paolelli, Paolilli, come si chiama, gliel'ha mai parlato Aiello? Sì. Che le ha detto? Mi ha detto che era, se io non mi ricordo male, che era nella stessa struttura. Ma che rapporti avevano? Mi ha raccontato che lui aveva una casa a Pescara. Sì. E tante volte... si riunivano là. Si riunivano chi? Aiello, Paolillo e altre persone. Ma si riunivano a titolo di amicizia o per fare cose illecite? Non gliel'ha detto. E in che periodo erano queste riunioni lì, lì in questa casa? Tieni conto che lui me l'ha raccontato tra il 2007 e il 2008. Sì. Quindi è antecedente. Come? Antecedente. Prima del 2007-2008, diciamo. Ho capito. Che a lei risulta, oltre a questi contatti con Scotto, aveva Aiello ulteriori contatti con mafiosi siciliani di altre zone, cioè, o comunque altri rispetto a Scotto? No, non mi ricordo. Le ha mai parlato di avere contatti con mafiosi siciliani della zona del Catanese? No, che ricordo io no. No. Lei ha parlato con Aiello del suo addestramento? Sì. Sì. Che cosa le ha detto Aiello? Mi ha detto che durante, quando si trovava in Sardegna, c'era un campo di addestramento dove Aiello e Antonella si addestravano. In Sardegna dove? Mi ha detto il nome, però non mi ricordo. Non si ricorda il nome del paese? No. Perché il 16 ottobre... Alghero comunque. Ad Alghero. Sì. Oh, le ha parlato solo della Sardegna? Mi ha parlato dell'isola d'Elba pure. Sì. Però si recava in tante città per altre cose, a Livorno, dico, se ne ricorda qualcuno di queste città, a Livorno, l'isola d'Elba, a Bergamo, a Trieste. Ma sempre per addestrarsi? Sempre per addestrarsi? No, si recava per altri fatti suoi. Per che cosa? Non lo so. Perché nel verbale del 16 ottobre 2014, la pagina 139, lei dice che si recava a Venezia, a Verona, a Bergamo e all'Elba per fare indagini sopra luoghi. Non mi ricordo, dottore. Non se lo ricorda. No, non mi ricordo. Avete mai parlato della... innanzitutto, Aiello in volto ha una caratteristica fisica, giusto? Sì. Che lato del volto? Sul lato destro. Sul lato destro, sì. Che cos'ha? Per cui ce lo può descrivere? È una cosa che scende fino a qua. Una cosa che intende, se dovesse descriverla più o meno? È deformato. È deformato nella parte destra. Testa. Del volto sulla guancia. Vediamo quanto sta facendo segno sulla guancia. Ecco, esatto, di questa malformazione, diciamo, questa caratteristica, ne avete parlato? Sì, come se l'ha procurata? Sì, mi ha raccontato che quando era in Sardegna in missione, che dava la caccia a Messina,
Davano la caccia a Graziano Mesina. Il bandito? Sì. Sì. Dice che gli hanno sparato un colpo in faccia. In che anno questo gliel'ha detto? Chi gli ha sparato un colpo in faccia? Graziano Mesina. Proprio Graziano Mesina. E in che anno questo? Stiamo parlando degli anni 70, penso. Degli anni 70? Sì. Quindi era... Ma, diciamo, lui era in Sardegna per prendere Mesina con chi? Cioè, come appartenente ai servizi, come appartenente alle forze dell'ordine? No, ai servizi. Come appartenente ai servizi? Sì. Ho capito. A meno così mi ha detto. Verbale del 29 settembre 2014, pagina 185. Altra domanda, le ha chiesto come mai c'aveva lo sfregio in faccia? Sì, gli era scoppiato un fucile o la pistola. L'ha capito? Sì, ho capito. Questo verbale lei dice... Che yeah. La malformazione era perché gli era scoppiata in faccia un fucile o una pistola. Gli hanno sparato in faccia. Ma perché in questo verbale lei invece dà una versione? Dico, è un particolare abbastanza indimenticabile, no? Perché ha dato questa versione? Il dottore, tenga conto che io sono stato malato. Prendevo psicofarmaci quando mi interrogavano. Quindi ci sono delle distorsioni in queste dichiarazioni del 2014. Senta, e aveva qualche passione particolare, qualche hobby, qualche interesse particolare a Iello? Oltre alla pesca, intendo. Gli piaceva qualcosa in particolare? Non lo so. Che... Lei ha mai fatto qualche sì, regalo? Io ho regalato un orologio. E perché? E perché... Me l'ha chiesto lui. Un orologio? Sì. Che orologio? Un orologio d'oro, un Rolex. Un Rolex? Sì. E gliel'ha chiesto a Iello di regalarlo? Gliel'ho regalato io. Ah, gliel'ha regalato sì. Lei, perché? Io l'ho regalato. Sì, ma dico a titolo d'amicizia o era in cambio di qualcosa? A titolo d'amicizia, non a titolo d'amicizia. Ma lui aveva, gli piacevano gli orologi? Sì, era un collezionista. Un collezionista, di che orologi? Non Rolex però. Non Rolex? Non Rolex, no. Io non lo sapevo. Non lo sapeva lei? No, non lo sapevo. Ma a lui piacevano orologi? Che tipo di orologi? Altre marche, io non mi ricordo. A lui non piacevano i Rolex? O sì? Non gli piacevano. Cioè, quando lei l'ha regalato non se è rimasto... Se l'ha preso, con... però dice io non uso altri. Dice a me sta roba mi piace. Sì. Perché nel verbale del 29 settembre... Cioè lui chiedeva, mi piacciono gli orologi, mi piace questo e quell'altro, sì sì, e quali? I Rolex e poi un'altra marca. E forza, sforziamoci, lei se ne intende gli orologi? I Panerai. Cioè lei dice che era ammalato gli orologi e che gli piacevano proprio i Rolex e i Panerai. Sempre nel 2014. Sì, ok, non è che non valgono queste, cioè nel senso io sì, gliele devo leggere, non è che... Dottore, io ho cercato di dire quello che lui mi diceva, se ci sono, cioè, ci sono cose che non... Io non stavo bene. Senta, della sua famiglia gli ha parlato? Quindi, non, diciamo, lei conferma che non gli piacevano i Rolex? No, non gli piacevano. Senta, della sua famiglia gli ha parlato? Della famiglia Aiello le ha parlato? Della sua famiglia? Sì, della sua, non della, no. Della sua di Aiello. No. No? No, mi sembra che no. Sa se avesse sorelle? Panelle. Aveva un fratello in Sicilia. Dove? Non mi ricordo. Non sa dove abitasse? No. Ma lo frequentava suo fratello? Mi diceva che ogni tanto andava a trovarlo e stava lì un po' di giorni. Quindi ogni tanto lo andava a trovare e stava lì un po' di giorni, ma in epoca, mentre facevate questi discorsi, cioè lui faceva riferimento, andava a trovare il fratello sì. Nel periodo in cui voi avevate sì. Rapporti? No, pure antecedentemente. Sì, ma in quel periodo lui andava sì, a trovare il fratello in Sicilia? Sì. Oh.
E dove non mi ricordo, non se lo ricorda, perché a maggio, che quindi diciamo un verbale successivo al 2014, quelli del 2014, lei parla del fatto che mi ha detto molte cose, mi ha detto che suo fratello abitava a Catania. Non mi ricordo, dottore. Sì, dico, la conferma, questa dichiarazione. Può essere che era a Catania, non mi ricordo. Io le faccio le domande anche per capire se la domanda risveglia il ricordo. Oggi non se lo ricorda. No. Lei ha già parlato di una figlia, se non ho capito male? Sì, in America. Questa che faceva? Questa figlia? Sì. In America dove? Insegnava arte. Qual era? Arte, giusto. Insegnava arte? Sì, mi sembra. In America? Sì. Siccome l'America, diciamo, continente, le dice il paese? Non la so. Perché sempre in questo verbale, avevo una figlia in America, mi sembra al Canada. Se lo ricorda? Sì. Cioè, quindi, era in Canada la figlia? Sì, mi sembra di sì. Mi sembra di sì. Sì. E sa che idee politiche avesse? Chi, lui? Sì. Avete mai parlato di politica? Vi siete mai scambiati? No. Quindi se lui avesse un qualche orientamento politico definito? No. Che io mi ricordo, no. L'ha mai visto fare uso di stupefacenti? Le ha mai chiesto stupefacenti da poter consumare? No. Senta, lui faceva... Che attività lavorativa faceva? Quando vi conoscete, quando avete questi rapporti? Lui? Sì. Se aveva un'attività lavorativa lecita, per così dire. Se non mi ricordo male, era in pensione. Era in pensione? Mi sembra di sì. E aveva una qualche attività per la quale era appassionato, un qualche hobby? Che ricordo io, no. No, a parte la pesca. La pesca? Questo chi glielo dice, lui? Sì. Ma questa questione della pesca... Le dice altre cose rispetto alla pesca? Non mi ricordo, dottore. Pagina 145, verbale 3 maggio 2016. La passione degli Iello era la pesca, ma era una passione di facciata per mascherare il suo lavoro, il suo vero lavoro di agente dei servizi. È così. Sì, ma così. Lui quindi quando voi parlate le parla come ancora di una persona che fa parte di questi servizi deviati. Sì. E senta, di quella casa che voi individuate con Cortese facendo pedinare, ne avete mai parlato? Con lui? Con Aiello. Guardi, se io non mi ricordo male, lui mi raccontava che era di un suo parente, che era morto, gliel'aveva lasciato a lui. Sì. E poi? E poi non... basta. Ma sta casa lui la utilizzava? La utilizzava, non lo so, per cose sue. Come? Non lo so, non mi ricordo io, dottore. Sempre stesso verbale, stessa pagina. Al primo momento si situò nella casa, così ne approfittava, col passare del tempo addebitando alla pesca i suoi incontri che avvenivano anche lì senza dare sospetti. Sì, anche. Sì. Io le chiedo se la utilizzava sta casa. Sì. Fare incontri che significa? Mi diceva con i suoi amici si incontravano là per parlare. Senta, ma i suoi amici, quindi non parliamo di servizi. Di servizi, di servizi. Ai suoi amici dei servizi, quindi facevano riunioni in questa casa. Sì. Ho capito. Alcune ulteriori domande. Lei ha mai interessato Aiello per avere informazioni? Che tipo di informazioni? Non lo so, mi dica lei. Che io ricordo, no. Ma gliel'aveva mai chiesti? Gliel'aveva mai chiesto? Non mi ricordo, dottore. Non mi ricordo. Verbale 29 settembre 2014, pagina 88. Lei prima ha detto di affari, di orologi, ma in cambio di che cosa questi orologi? In cambio di informazioni, sì. Cioè che lui doveva dare a voi, sì. E di chi vi doveva parlare? Di tutto a Reggio. Ma lui, sì.
Ma informazione, che informazione mi poteva dare lui? Non lo so, dottore. Io questo, lei che ha avuto il rapporto, quindi sì, non so se capito, lui era in condizioni di darle informazioni. Lui mi parlava che aveva incontri all'università mediterranea di Reggio con altri suoi colleghi, ma questo... Sì, dico, ma lei gli ha mai chiesto di avere informazioni che potessero essere utili a lei? No, non l'ho chiesto perché se voleva informazioni c'era il capitano. Appunto, siccome invece lei distingue in questo verbale, perché in questo verbale, sempre del settembre 2014, lei dice che erano informazioni che Spadaro Tracuzzi non conosceva. Non mi ricordo. Non se lo ricordo. No, non me lo ricordo. Pagina 94... Lei dice che queste informazioni avevano chiesto anche informazioni su indagini che erano nei vostri confronti. Aiello? Sì. No? Non mi ricordo, dottore. Non se lo ricordo. Vi ripeto, allora, il capitano Saverio Tracuzzi... Ma che lei sappia, lui aveva la possibilità di averle queste informazioni? Ma tutte le informazioni... Non Tracuzzi, che non aggetti questo processo, Aiello. Aveva la possibilità di avere queste informazioni? No, non credo. Non credo, no, perfetto. No. Pagina 179. Ma informazioni, che informazioni l'ha dato? Cioè, in che cosa? Lo giudice. Se c'era un'intercettazione, se c'era qualche indagine, qualche cosa... E lui come apprendeva queste cose? Gliele dicevano? Aveva qualche aggancio all'interno degli uffici giudiziari? Sì. Lui aveva degli agganci a Reggio Calabria. Dentro gli uffici giudiziari? Sì, aveva altri personaggi. E chi erano? Non lo so. Sì, cioè, sostanzialmente lei sta dicendo in questo verbale che una delle condotte con le quali si è sostanziato questo rapporto è che voi volevate avere informazioni da lui, informazioni che Spadaro Tracuzzi non vi poteva dare. Lei dice a un certo punto, tra l'altro non mi aveva fatto neanche sapere che io dovevo essere arrestato, quindi io non lo considero più affidabile, e lo interessa avere informazioni su eventuali indagini nei nostri confronti, tanto che lui aveva agganci negli uffici giudiziari che ci poteva utili. Che lui aveva agganci negli uffici giudiziari, sì, però noi sfruttavamo il capitano, cioè Aiello non ci serviva. Senta un'altra cosa, ma lei inizia a collaborare quando? Nel 2010. In che mese? 12 ottobre 2010. Quindi, diciamo, i suoi sei mesi della collaborazione sono scaduti a marzo del 2013, sì. Giusto? 13, più o meno, circa. 13 marzo. Quindi lei il 13 marzo ha fatto il verbale illustrativo del 2013? Sì. Nell'arco di questo periodo lei ha mai riferito all'autorità giudiziaria, qualsivoglia essa sia, di questi rapporti e di queste conoscenze che lei aveva su gravi fatti come... La Daura, Via D'Amelio, l'omicidio Agostino, l'omicidio Piazza, l'omicidio del Piccolo Domino, l'omicidio dell'urologo Manca, l'omicidio dell'attentato a Carlo Palermo e così via, insomma quello avvenuto a Trapani. Le ha mai riferite a qualcuno queste vicende? No, io non ho riferito niente di questi fatti perché avevo paura, dottore. Come? Avevo paura a dire questi fatti. Qual è la prima, quando è la prima volta che lei riferisce questa circostanza? La prima occasione. Qual è la prima occasione in cui lei comincia a parlare di questi fatti? Sì, di questi fatti quando vengono a carcere a trovarmi Catanzaro e Reggio Calabria. All'autorità giudiziaria. Precedentemente lei ne aveva. Lei si rende latitante da collaboratore? Sì. Quando? Il 3 giugno 2013. 3 giugno 2013. Precedentemente al 3 giugno 2013 aveva parlato con qualcuno di questi fatti? Cioè di Aiello, di queste questioni? Io, se ho parlato
Comprare. Io parlo chiaramente con autorità giudiziaria. Autorità giudiziaria? Certo, certo, certo. No, non persone o confidenze, parlo formalmente. Io ho parlato con il dottore Donatio. Cioè lei ha sostenuto un colloquio investigativo? Sì. Quando? Sì. Fra il 14 e 15 dicembre 2012. Oh. Quindi quella è la prima occasione in cui lei parla di queste vicende. Sì. Siccome lei poi arriva a formalizzare, diciamo, o meglio, come atto istruttorio, questi fatti, almeno il primo verbale che noi conosciamo è quello del 29 settembre 2014, non so se ce ne sono stati prima, ma ne dubito, almeno sulle vicende che oggi abbiamo affrontato. Come mai lei dal dicembre 2012 al settembre del 2014 non riferisce mai nulla a nessuno? Allora, da quella audizione che ho avuto con il dottor Donatio, sì, sono passati circa 6 mesi. Sì. Circa 6 mesi, che in questo frangente succedono parecchie cose. Aspetti, prima di arrivare nel dettaglio, perché volevo fare questo, lei ha diciamo 2012 c'ha ancora le foto di in che regime è innanzitutto? Arresto domiciliare. Agli arresti domiciliari. Lei c'era ancora le foto di Cortese? Sì, ce l'ho. Oh, le era stato chiesto di far avere queste foto? Sì. Oh, lei le ha consegnate queste foto? No, non le ho consegnate. E che cosa ha consegnato al posto delle foto? Fogli di carta. Ecco, posso chiedere, perché pur avendo affrontato il tema di Aiello, lei lo stesso giorno, giusto? No, lo stesso giorno che cosa? Le foto? Sì, sì. Lei al ritorno al colloquio investigativo non consegna le foto, ma mette dentro delle buste dei fogli bianchi da far recapitare a chi l'aveva sottoposto al colloquio investigativo. Sì. Posso chiederle come mai? Cioè, come si spiega questo comportamento, visto che qualche minuto, cioè qualche ora prima aveva parlato di queste vicende? Non mi sono fidato, dottore, non mi sono fidato. Non si è fidato? No. Ho capito. Non mi sono fidato e ho fatto registrazione ora. Ha registrato il fatto che non stava dando le foto? Sì. Va bene, poi c'è tutta la vicenda di lei che manda questo, perché a noi non interessano relativamente. Sì. Ma dico, dal dicembre 2012 sino al 29 settembre 2014, ed è la domanda che lei, a cui stava rispondendo, perché non riferisce questi fatti? Lei dice, mi sono successe delle cose, che cosa le è successo? E allora, dopo che sono stato invitato alla TNA, non mi sono fidato, ho registrato tutto. Dopo un paio di giorni mi arriva un altro invito al dottor Donatio, e siccome stavo male io non mi sono presentato. Non mi sono presentato e sono passati un altro mese e mezzo. Un altro mese e mezzo. L'ascolto. Sì, sì. Posso andare avanti? Sì, sì, prego. L'ascolto senz'altro, è passato un mese e mezzo. Rimango da solo a casa, agli arresti domiciliari. Uscivo martedì e giovedì, 2 ore e 2 ore. Era febbraio, i primi di febbraio. Una mattina esco di casa, appena arrivo a un certo punto, a piedi, vengo bloccato da una macchina con 2 persone che mi hanno circondato. Si sono qualificati come carabinieri. Mi fanno salire sulla macchina. Io pensavo che mi portavano alla stazione dei carabinieri. Invece mi hanno portati in un'altra località. E lì c'era un'altra macchina con 2 persone. Che aspettavano. Mi fanno salire sull'altra macchina. Uno dei due che era sull'auto inizia un discorso e dice: intanto lo giudice, le posso assicurare di stare tranquillo che non succede niente, non ci facciamo niente, però deve sapere una cosa,
lei deve risaltare, si deve cancellare dalla mente Aiello, Giovanna Aiello. Lei deve fare conto che lei, che Aiello non esiste. Io glielo sto dicendo per il bene suo. Noi sappiamo dove è la sua famiglia, dove è la sua convivente, sappiamo dove vivono. Quindi si rende conto quello che deve fare, deve risaltare tutto. Io mi sono sentito con le spalle a muro, mi sono ricordato delle registrazioni che aveva a casa e quindi per calmare la situazione gli ho detto: io, guardate che io già ho fatto delle registrazioni e ho intenzione di risaltare, se venite a casa. Ve li consegno. Allora, il comandante, lo chiamano comandante, quando ha sentito registrazione, foto registrazione, fotocopie, dice: che registrazione? Dove io dico che non conosco Aiello. Dice: va bene, adesso la faccio accompagnare a casa. Gli consegna la copia, sia delle fotocopie, sia le registrazioni che ha. Dice: comunque ci sentiamo, le due persone mi accompagnano a casa. Mi sta seguendo? Mi accompagnano a casa? Già sapevano che c'era il garage. Saliamo da una porta secondaria di sicurezza e andiamo sull'appartamento. Entro dentro, gli faccio le copie e mi dicono: va bene, ormai sappiamo dove trovarle, se abbiamo bisogno torniamo. Le raccomando, non aprire a nessuno, specialmente i carabinieri, non apre i carabinieri. E da quel giorno io non l'ho visto più a questi qua. Però nei giorni successivi iniziarono a fare dei posti di blocco sotto casa. Però era una strada, dottore, non c'era transito, non c'era motivo di fare. Stavano 3-4 ore e andavano via. Quando uscivo mi pedinavano, non so che gente era, non lo so. Era gente borghese. Sicché lei decide di darsi latitante. Mi sto arrivando. Sì. Un giorno sono a casa. Sono a citofono e sì, due persone distinte, vestite per bene, si qualificano come noppi. Io i noppi li conoscevo, i noppi di Ancona. Dici: siamo i noppi di Roma, siamo venuti per verificare il suo stato. E ho detto: oh, guardate, io non vi conosco, non vi posso aprire. Aspettate che chiamo la polizia e poi se ne parla. Appena gli ho detto così, dice: no, dice: passiamo un altro giorno, lasci stare e scappano. Io vado dalla finestra e vedo scappare questi qua a piedi. Vuole ripetere meglio la denominazione di questo organismo? NOP. NOP. Come? I NOP. NOP. Sì. NOP, va bene, sì. Sì. E quindi diciamo da questo momento in poi lei si persuade, c'è paura e si dà latitante. No, ancora no. Succedono altre cose. Sì. Succedono altre cose, dottore. E quindi arriviamo verso aprile-maggio, arriviamo aprile-maggio,
mentre ero giù con la mia compagna, una macchina con due si affianca, ci guarda, io capisco che c'era qualcosa che non andava e vado su. Questi nascondono la macchina e ritornano. Ritornano vicino a casa e fanno avanti e indietro. Ecco, la cosa, cioè, ero in uno stato brutto, brutto, ma sia io e sia la mia compagna. E allora penso, in quel momento penso la cosa migliore è chiamare a mia moglie e a mio figlio e farli venire là. Gli scrivo una lettera e gliela spedisco a casa. Fuori della lettera non metto l'indirizzo preciso, ma all'interno sì, indico dove devono arrivare, che io ogni sera mi aspettavo là. Sono passati 4-5 giorni, sono... posso continuare? Sì, sì, deve continuare, sì. Se può solo alzare un pochettino la voce, perché la, sì, io la sento, ma abbiamo difficoltà. Sì. Dopo 4-5 giorni sono arrivati là mia moglie e mia figlia. Scusa. Prego, prego. Quando li vedo scendo giù e salgo sulla macchina, sulla loro macchina, e ci allontaniamo. Ci allontaniamo circa un chilometro e mezzo. Io non potevo dire. Che sospendiamo un attimo, no, signor giudice. No. Scusa. Non potevo dire quello che stava succedendo. Comunque, strada. Dopo aver camminato un po', ci fermano i carabinieri. No, deve parlare vicino al ci microfono. Ci fermano i carabinieri. Vicino al microfono, sì, la voce, perché sì, altrimenti non si registra, sì, va bene? Sì. Quindi vuole ripetere allora quest'ultima, sì, frase. Allora, stallo sulla macchina. Sì. Loro mi chiedono che cosa è successo. Io non ho detto niente. Io ho detto solo, guardate dei carabinieri. Ci siamo allontanati di circa un chilometro e mezzo e ci fermano i carabinieri, ci chiedono i documenti, a me, a mia moglie e ai miei figli, gli diamo i documenti, dopo circa un quarto d'ora ci rilasciano i documenti e dice scusate, cioè io nello stato che ero mi sono svegliato, cioè mi sono visto carcerato. Ho detto, accompagnate subito a casa, subito a casa. Mi lasciano a casa e se ne vanno. Presidente, se ne vanno. E dopo... Dopo ho preso la decisione, dopo ho preso la decisione di andare via di là. Non potevo stare più.
Oh, perfetto, quindi lei a quel punto si sottrae e va latitante, giusto? Perfetto. Per salvarmi la vita, non è che io... No, abbiamo capito perfettamente, diciamo, il contesto in cui matura questa decisione. Lei poi viene riarrestato, viene catturato dopo quanto? No, non è finita, aspettami. Però dobbiamo cercare di essere sintetici. Io vado a Reggio Calabria, sì, da una mia zia, sì, e continuo a collaborare. Io indico ai magistrati: andate, fate così. Sì, manda i memoriali, diciamo, sì, questo sì, è il concetto. Sì, sì. Va bene. Ma lei viene arrestato, poi viene trovato quando? Il 15 novembre del 2013. Oh, dal 15 novembre del 2013 al 29, abbiamo detto, settembre 2014, c'è un anno. Sì, però oh, io... Però scusi, in cui lei... Non rende poi ulteriori dichiarazioni. No, mi blocco. Io, ecco. Già però io le voglio chiedere, perché prima del settembre del 2014, sì, lei viene sentito al 18 luglio del 2014 su altri fatti. E c'è un accenno, dice: oggi si ricorda qualcosa della profumeria o no? È la domanda che allude a Aiello e agli incontri in profumeria. Sì. Profumeria, quale profumeria? Cortese, dottore Curzio, io vi dico, non torniamo su quel discorso, no, perché allora se io, sì, lei dice non torniamo su quel discorso, ma poi non dovremmo capire anche perché non possiamo tornare, sì, va bene, capito? Quindi qui nessuno, una sala può costringere di nulla a fare qualcosa che lei non vuole fare, però ci faccia capire, no, assolutamente, perché io non conoscevo a questa persona, dottore Lombardo, chi? Io a questo non lo conosceva, chi sarebbe questo qui? A questo Giovanni Aiello, io non lo conoscevo, dottore Lombardo, e quindi, no, io non mi sono inventato tutto, vedete che torniamo sempre là. Io psicologicamente mi sono sentito sotto pressione, mi capite? Cioè lei 2 mesi prima di poi iniziare a parlare, quando la sollecitano, diciamo, appena appena su questo tema, lei dice: io a questo non lo conosco. Ho capito, ma io non potevo rischiare la mia vita anche in galera per Giovanni Aiello. E che cambia al settembre del 2014? Non è cambiato niente, è cambiato soltanto che mi ha fatto pensare ad andare avanti. Cioè? Di andare avanti a ricollaborare e aiutare i magistrati. Dico, ma in 2 mesi che cambia? Questo voglio capire io, se riesce a spiegarlo alla Corte. Mi sono deciso in quel modo. Perché c'è tutta una prima parte del verbale di interrogatorio del settembre in cui lei continua a dire che quelle cose non erano vere, che non, insomma, sostanzialmente non ne sapeva nulla. Sì, sì, cercavo di non entrare in quei discorsi, perché ero rimasto bruciato. Dottore, ma scusate, ma come facevano i servizi a sapere dove abito e quello che ho detto io alla DNA? Come facevano? Ho capito. Senta un attimo, un'ultima domanda per quello che mi riguarda. No, io le voglio dire un'altra cosa, sì, dottore. Io sono stato perseguitato sia da magistrati, che non c'entro i magistrati che sto collaborando, e sia dai pentiti. Ho capito. Tutto un gruppo. E ci sono gli atti. Che dalla procura di Roma. Sì, no, però scusi, no, no, non la voglio bloccare, però non possiamo entrare, mi perdoni, non è un volerle troncare il discorso, ma entrare su altre vicende che non riguardano questo ufficio, io non so, mi trovo in difficoltà perché non so quanto di quello che lei può dire sia pubblico o meno, capisce? E sì. Io conosco le carte che ci sono state mandate, ma il resto... Comunque, a posto, è finito. No, era per dirle, non per volerla bloccare, ma io mi trovo in difficoltà perché non so su discorsi che non conosco quanto è ostensibile e quanto no. Un'ultima domanda le voglio chiedere. Scusa, lei, un attimo, quando... Presidente, io mi sono visto che non mi potevo fidare dai magistrati, né della DNA, né dei NOP, di nessuno. Senta, ultima domanda. E lei diciamo, ha mai avuto modo di leggere, dico, dopo che aveva avuto tutti questi problemi, tra l'altro, in località protetta, a partire dal 2010 in poi, diciamo, lei ha mai avuto modo di leggere notizie di stampa, vedere trasmissioni televisive o cose che potessero riguardare Aiello, cioè informarsi, ha preso informazioni su Aiello, ha provato a vedere se c'erano notizie di stampa, articoli? No.
Ha provato a cercarle queste informazioni? Quando ero latitante, sì. Come le ha cercate? Sì, su internet. Ma non posso dirle come ha cercato? Giovanni Aiello. Giovanni Aiello? Sì. E digitando Giovanni Aiello non ha trovato nulla? Non ho trovato, a lui non l'ho trovato. Ma notizie sul conto di Aiello ne ha? No, niente. Nessuna? Niente. Cioè, lei digitando su che motore di ricerca? Google. Su Google. Giovanni Aiello non ha trovato notizie su Aiello. Ne escono a centinaia, però a lui non l'ho incrociato. A lui non l'ha mai incrociato? No. Ho capito. E solo questo ha fatto? Cioè, sì. Quindi notizie di stampa su questo signore non l'ha mai vista? No. Perché vede, a pagina 42 del 29 settembre, ho concluso, le chiedono, mi faccia finire tutto il discorso, lei ancora non parla, diciamo, poi è più là che lei muta atteggiamento e diventa collaborativo. Mi faccia finire tutto il discorso, le chiede il collega, poi mi dice questo fatto e mi dice che è, e ci dice, lei però dal contesto delle domande si sta facendo riferimento al colloquio investigativo, perché in questa fase dell'interrogatorio lei dice che questo Aiello non lo conosce, va bene? Certo. Lei però dal contesto delle domande e anche da quello che è poi successo dopo ha capito che questo Aiello è una persona pericolosissima, giusto? Sì. Anche da quello che aveva letto sui giornali si è fatto un'idea. Lei risponde sì. Ma dove l'ho letto io? No, io non l'ho letto in nessun posto. Vuole specificare, diciamo, come questo riferimento quanto hai letto sui giornali. Specifico. Cosa si trattava esattamente? Specifico. Allora, dottore, non so come Luciani. Dottore Luciani. Allora, come il Papa. Prima che... Lo stesso cognome di un Papa famoso che è durato poco, purtroppo. Ma avete fiaccato oggi. Prego, allora, ce la spiega questa dichiarazione e poi ho terminato. Sì, prima di evadere dai domiciliari, vado sulle notizie di Reggio Calabria e vedo una notizia su Antonio Cortese, di cui viene prelevato da non so da chi, dal carcere di Reggio Calabria, viene portato a Villa San Giovanni, alla finanza o alla polizia di Villa San Giovanni, di cui questo Antonio Cortese durante il processo dice quello che era successo e nominava Aiello. Ma c'è notizie, io non... Quindi questa era la notizia sulla base della quale lei aveva capito che Aiello era pericolosissimo, come le chiede il collega? No, ma io già lo sapevo. Era pericoloso, non c'era bisogno di leggerlo. Va bene, io ho terminato, non so se credo che il procuratore e il collega abbiano qualche cosa da chiedere. Prego.